Dal Da Vinci, buongiorno, buongiorno. Benvenuto a Una Mattina Weekly. Intanto grazie per avermi concesso di cantare sulla tua meravigliosa canzone. Non riesco a farti innamorare, era il 2009, Sanremo, un palco magico. Quante coppie hai fatto innamorare? Perché non riesco a farti innamorare, non è vero. Forse ho fatto rinnamorare. Sì, quello è un Sanremo bellissimo che io ho condiviso naturalmente con tanti collaboratori come Gigi D'Alessio, che produsse anche quell'album, e anche con Vincenzo D'Agostino. Insomma, è stata per me un'esperienza fantastica. E poi le canzoni sono di tutti, quindi questa mattina è anche tua. Grazie, grazie. La prendo e la continuerò a cantare in macchina al semaforo. Allora, vorrei partire con te proprio dalle tue origini. Usiamo il nostro cinematografo e torniamo indietro nel tempo. Guarda questa foto. Vediamo. Eccola lì, la vedi lì. E tu bimbo con il tuo papà. Io bimbo con il mio papà, questa è una manifestazione, si chiamava piccolo. Napoli, città canora, settembre 1976. Avevo sette anni. E quindi noi vincemmo questa manifestazione, è un brano che cantavo insieme a mio padre. Io non cantavo, ma recitavo solo. Ecco, perché tu sei figlio d'arte, tuo papà sì, Mario Da Vinci. Mio padre Mario, che mi ha dato l'opportunità di salire su un palco e comunque di essere inserito nel mondo dello spettacolo. È iniziato naturalmente come gioco istintivo e poi è diventato un'esigenza, uno stile di vita. Io ho letto che tu raccontavi, era bello però era anche difficile, vedevo i miei amichetti che giocavano 7, 8, 9, 10 anni e io lavoravo fondamentalmente, giravo il mondo, l'Italia con la musica e lo spettacolo. Io praticamente, noi iniziavamo in teatro dal mese di ottobre, fine ottobre, e la stagione teatrale finiva praticamente ad aprile. Facendo tre spettacoli al giorno e tre varietà, e per un bambino di quell'età era complicato perché mi venivano a prendere a scuola, io andavo in teatro e poi ritornavo direttamente all'una e mezza, due di notte. Quindi era impegnativo. Era molto impegnativo. Poi arrivava l'estate, partiva battesimi, comunione, feste di piazza e tutta sta roba qui, e un bel giorno io, nel credo fine anni 70, 78, 79, iniziarono poi i film, quindi giravo anche i film, e mi ricordo e lo ripeto sempre, che è un'immagine che ho proprio davanti agli occhi, che nel 1979 io giravo delle puntate in televisione, una televisione storica campana, Canale 21, che è una delle prime televisioni libere campane, e praticamente io vedevo giù, al di là della balaustra, vedevo i ragazzi che facevano il bagno, e io piangevo, cioè nel senso, io ero ingiaccato però piangevo perché dicevo a papà, ma io voglio anche io fare il bagno, e papà mi diceva, non ti preoccupare. Però quei tranquillo. Sacrifici, quel percorso ti ha portato ad essere un grande artista, e allora ripercorriamo insieme alcuni momenti importanti della tua carriera. Che carriera, che percorso importante, quante collaborazioni ti abbiamo visto cantare con Dalla, con Gigi D'Alessio. So che nel tuo percorso hai incontrato anche Renato Zero, che ti faceva Ani, come ti diceva, c'hai un'ugola sì, colorata, sì. Gli piace il colore della tua ugola. Che saluto con affetto Renato, e io ho avuto la sua inesauribile arte, perché ho condiviso con lui un album dal titolo Non si fanno prigionieri, ho scritto tante canzoni insieme a lui, ma avevo anche scritto un brano insieme a Adriano Pennino e Vincenzo per Ornella Vanoni, quindi duettai anche con lei, un periodo bellissimo quello. E invece, c'è un brano particolare che si chiama Lo vorrei ascoltare meravigliosamente, se si può. E fatti amare anche tu, Maria, lasciati andare così, che poi domani che accade chissà, questa paura che fine farà, se la certezza che fui Maria, eccomi sono qui. Meraviglioso, meravigliosamente meraviglioso questo brano, sì. Molto toccante e commovente. Senti, tornando al tuo percorso, ai tuoi concerti, ai tuoi successi, so che hai delle fan che vengono da tutto il mondo, ci sono ragazze cresciute con te dal Giappone.
Sì, in effetti è capitato che mi hanno contattato su Instagram, che facevano prima il biglietto per l'apertura di questo show, questo spettacolo che si chiama Universal, che ha debuttato alla Reggia di Portici il 5 di luglio scorso. E quindi io non credevo a questa, pensavo che era una fake, invece me le sono trovate davanti con un tanto di cartellone. Dal Giappone. Direttamente, che per bello. Seguire te e i tuoi successi. Un altro incontro che sicuramente ha segnato la tua carriera, il tuo percorso sia personale che professionale, è quello con Dalla. Con Lucio Dalla, sì. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo appunto in quel video, in quella canzone Napoli, insieme a Gigi e anche a Finizio. E poi successivamente io chiesi a lui di duettare con me in un brano scritto da Claudio Mattone, un omaggio a Renato Carosone, che si chiamava Una canzoncella Ruce Ruce, ma c'è un brano che tutti noi in qualche modo conosciamo, che portiamo nel cuore, un linguaggio che viene attraverso la tradizione, perché Lucio era un napoletano di adozione, e la canzone fa così. Ti voglio bene assai, ma dando tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue in te bene sai, di te bene, in te bene. Tu hai chiesto a Dalla, duettiamo, io l'ho chiesto a te.